Certamente Gian Piero. L'infortunio di Berti riporta tra i titolari nerazzurri Fresi, schierato da Hodgson a centrocampo. Qui intanto vediamo un'azione di Carbone e proprio Fresi si propone per la conclusione. Il Piacenza fa leva sul suo velocissimo contropiede e non è una novità. Il rilancio di Taibi, siamo al settimo minuto, verso Caccia, il tocco su Piovani, ma il guardaline Farnetti ferma l'azione del Piacenza, un fuorigioco di Piovani, arbitra Pellegrino. C'è questo scambio, Fresi, Ince, il destro dell'inglese, la deviazione di Taibi, poi prova ancora Ganz, Lucci mette fuori. Da questo calcio d'angolo Roberto Carlos stacca Festa, ma non riesce a schiacciare il pallone, quindi l'occasione sfuma. Si vede il Piacenza, intanto Pistone in possesso di palla, ma il suo rinvio è corto. Il rilancio di Turrini e Di Francesco in tuffo mette sul fondo. Ancora il Piacenza che opera molto bene quando si tratta di velocizzare la manovra. Caccia, Corini, in profondità, siamo al quarantesimo e c'è l'uscita di Pagliuca su Piovani e per l'arbitro è calcio di rigore. Lo specialista caccia, ma Pagliuca è bravissimo, prima su Caccia e poi ancora sul colpo di testa di Piovani. Quarantesimo minuto e Pagliuca salva la propria porta. Attacca Ince, siamo al 45esimo. Poi vola, mentre Di Francesco cerca di togliere la sfera. L'azione prosegue. Ancora Branca che opera questo traversone. Pellegrino dice ho visto bene tutto e noi cerchiamo di rivedere che cosa è successo. Ci sembra che l'inglese in effetti accentui molto la sua caduta. E siamo nella ripresa, al secondo minuto. Fresi si propone qui in veste quasi di goleador, poi spesso farà il suggeritore per le due punte che si muovono meglio nella ripresa, che sono Ganz e Branca. Ecco Branca, lo attacca a Polonia, il suo traversone, il colpo di testa di Ganz sotto misura, Taibi è bravo. E poi al terzo minuto Lucci abbraccia in maniera scorretta Roberto Carlos, per Pellegrino è fallo che merita il cartellino rosso, c'era una chiara occasione da rete. Poi entra Conte, va fuori Caccia, Cagni si cautela. A questo punto vedremo quasi esclusivamente l'Inter in avanti con Ganz. Prova il traversone, molto bello lo stacco di Fresi, Branca non riesce a chiudere questa triangolazione. Roberto Carlos, Fresi, in veste di suggeritore, perfetto il suo lancio per Ganz, che anticipa Taibi, palla sul fondo. Poi lungo il lancio di Rossini, mancano la sfera, prima Fresi e poi Roberto Carlos, Turrini, ma Pagliuca è decisivo in questa occasione. Zanetti, superiorità dell'Inter a centrocampo, il tiro al volo di Ganz, la palla sul fondo. Poi una serie di cambi, Fontolan per Ganz, successivamente Dell'Anno per Festa, Orlandini per Pistone. Dell'Anno dalla bandierina, prolunga Carbone, sotto misura Fontolan, sul secondo palo Taibi è pronto. E poi siamo ora al 39esimo minuto, la palla per Carbone, pennella questo traversone, Maccoppi affonda letteralmente Branca per Pellegrino e calcio di rigore. Ganz, che lo specialista non c'è, il vice rigorista nerazzurro è Branca e Taibi però riesce a distendersi. Risultato salvato anche per Taibi, ma attenzione, siamo al quinto minuto di recupero, l'angolo di Corini sbuca nella nebbia. La testa di Angelo Carbone ed è l'1-0 definitivo della partita. E mentre vi proponiamo i due calci di rigori falliti rispettivamente da Caccia e Branca, c'è da sottolineare la caparbietà piacentina e nel contempo l'incapacità dell'Inter di chiudere a proprio favore simili incontri. Fuori San Siro, dove non vince da 9 mesi in campionato, la media punti per l'Inter è semplicemente da retrocessione. A te Gian Piero Galeazzi. Grazie a Marco.